Siamo con il neo vice sindaco del Comune di Liberi, ma soprattutto neo delegato del Comune in seno al Consiglio Generale della Comunità Montana Montemaggiore, che da lunedì, secondo gli accordi politici e le indiscrezioni della vigilia, sarà anche nuovamente assessore presso l'ente montano. Salve, buonasera a tutti. Sì, secondo gli accordi che abbiamo sottoscritto qualche giorno fa a Napoli, Liberi dovrebbe avere un assessorato e sono felicissimo di essere io il delegato del nostro comune, in continuazione già con la passata presidenza del sindaco Lavornia di Dragoni. Spero di continuare nell'opera che abbiamo iniziato qualche mese fa, di continuare e portare sempre la comunità montana agli albori di una volta. Il suo ruolo è cominciato a livello sovraccomunale, intendo, è cominciato come consigliere provinciale e continuato poi con l'assessorato alla comunità montana, un impegno che adesso si rinnova in attesa poi di altre più importanti cariche che da qui a qualche anno arriveranno. Sì, ho avuto la fortuna di essere candidato nel 2017, di essere entrato subito dopo in consiglio provinciale, dove ho mantenuto la carica fino a dicembre del 2021. Ho avuto la fortuna di essere stato eletto anche vicepresidente dell'Assemblea dei Sindaci al Consorzio Idrico Terra di Lavoro e qualche mese fa assessore alla comunità montana. Non lo so quello che succederà, una cosa è certa, che Liberi sarà sempre, per me, sempre al primo posto, quindi ogni mio piccolo spazio di tempo sarà destinato prima a Liberi e poi a tutto quello che accadrà. Ma soprattutto c'è un altro dato certo, che è il ritaglio di un ruolo da protagonista di Liberi a livello sovraccomunale e sul piano degli enti territoriali. Esatto, essere rappresentante di una piccola realtà come Liberi è un motivo di orgoglio per il sottoscritto in modo particolare, ma soprattutto per Liberi.